Avete mai sognato di giocare senza scheda video, processore e usare solamente la vostra connessione wifi? Buonissima, ma avete un portatile piuttosto deprimente che non si può neanche guardare? Bene, quindi GeForce Now e Stadia fanno a caso vostro. Quindi ragazzi, divertitevi, mi raccomando, divertitevi con queste piattaforme che utilizzano solamente la connessione wifi. Mi raccomando, se avete una buona wifi potete giocarci tranquillamente anche in full hd, 2k, 4k, infinite risoluzioni, ok? Bene, allora su GeForce Now abbiamo due tipi di abbonamenti, quello free e quello a pagamento. È ovvio, cioè su qualsiasi piattaforma, sito, c'è sempre quello gratuito e quello a pagamento. Quello a pagamento ha anche incluso il ray tracing. Mi raccomando, se vi piace il ray tracing sui giochi, cacciate 10 euro al mese più i pagamenti che fate per la wifi, fanno veramente a caso vostro. Quindi io punto sul free, tanto per farmi una partita con gli amici e basta, senza scaricare nulla, perché mi annoio scaricare, aspettare, poi giocarci, poi non mi piace, lo disinstallo. Quindi in questo caso partecipo qui sopra e faccio l'account, accedo, metto i codici e così via. Una volta scaricato GeForce Now, andiamo sul programma, quindi GeForceNow.exe, lo scarichiamo, lo installiamo, lo apriamo, ecco, lo apriamo. E qui ci sono infinità di giochi. Ho provato Fortnite. E niente, l'ho provato, ho fatto l'accesso all'account di Epic Games. Adesso sta facendo una ricerca del prossimo server disponibile, quindi giocatori in coda 23. E se volete passare al piano superiore, come ho detto, se vi piace il ray tracing con sessioni più estese, cacciate 10 euro al mese. E un'altra cosa che vi devo dire, io ho una connessione piuttosto lenta, ma lentissima, quindi il gioco si vedrà tutto pixelato, sfocato, niente di fluido, qualità buona, no. Mentre sta facendo questo caricamento, io vi spiego anche su Stadia che cosa dovete fare. Qui sopra invece, se volete provare Stadia solo per un mese, cacciate un euro. Se invece volete provare Stadia Pro, cacciate 10 euro al mese. E Stadia sì, funziona proprio come GeForce Now e niente, è tutto qua. Quindi altri giochi, è una cosa semplice. Eccolo qua che si sta avviando. Ctrl G. Ah, vi faccio vedere una cosa. Visto? Laggava un pochino, cioè giocando è uscito così. Screenshot, microfono. Connessione irregolare. Bene. Chiudi. Guardate come si vede. Quindi abbasso un po' la musica. Quindi come vi ho detto, se avete una buona connessione giocherete fluidissimi, una favola veramente. Come dice che faccio 120 fps, va bene la lobby. Adesso provo a giocare, vediamo come va. Cioè guardate, connessione irregolare per la mia connessione.
Vabbè, possiamo anche chiudere, non ce la faccio più di guardare questo schifo. Preferisco più scaricarmelo. Giocavo fluidissimo una volta, poi l'ho disinstallato perché mi ero stancato veramente. Quindi fammi chiudere tutto, conferma. Bello il pannello. Quindi ragazzi, se avete bisogno di qualcos'altro, basta che scrivete nei commenti se avete capito oppure no, oppure se avete bisogno. Rainbow Six, come sempre, è a pagamento. Fortunatamente io ce l'ho. Ne vado fiero. Quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione. Lascia like al video, iscriviti al mio canale. Mi raccomando, iscrivimi anche su Twitch, ci tengo molto. E niente, grazie a tutti, è stato un vero piacere. E piacere di spiegarvi come funzionano queste piattaforme. Molto molto utile. Risparmierete un sacco di soldi. Però c'è gente che compra schede video tanto perché è bellissimo, sì. So belle. Comunque sì, grazie a tutti. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Quindi ciao.